Ciao e ben ritrovato su Ritmi Batteria. Oggi questo video è dedicato a una grandissima cantante rock italiana. Penso che ti ricorderai del brano che Loredana Bertè ha portato quest'anno al Festival di Sanremo. Il brano è Cosa ti aspetti da me? Ora non voglio entrare certo nei dettagli del brano più bello, chi ha vinto, chi non ha vinto, ok? Non è un discorso proprio che mi interessa. Penso personalmente che però il brano della Bertè era veramente tra i più belli che hanno partecipato al festival. Non perdo altro tempo, non mi dilungo sicuro. Se hai delle domande, lascia un commento e cercherò di rispondere in brevissimo tempo. Come sempre ti ricordo che qui sotto trovi il link allo spartito completo che troverai sul sito ritmibatteria.it. Questa versione che andremo a suonare è proprio la versione presa dal Festival di Sanremo. Passiamo al brano. La prima parte, come vedi, hai tempo anche per bere un caffettino, perché nell'introduzione, nella prima parte della strofa, la batteria non suonerà. Sulla seconda parte della prima strofa entreremo con un charleston in ottavi, rullante sul 3, e la cassa la incastreremo sull'ultimo sedicesimo del primo quarto e sulle vare del 2. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Allora, in totale sono 8 ripetizioni, di cui l'ultima non suoneremo il rullante e quindi si interromperà sul 3. Ritornello, partiremo col nostro semplice groove, charleston in ottavi, cassa sull'1 e sul 3 e rullante sul 2 e sul 4. Nel ritornello ti consiglio anche di aprire un po' il charleston per rendere un po' il groove un po' più carico. Aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Ok, seconda strofa, anche qui il groove non cambia. Cambiano leggermente i feel, ma quello ti consiglio personalmente di guardarli, sì. Ma mettici anche del tuo. Sì, semplice, però attento al groove, al tuo portamento, che è la cosa più importante in questo brano. Di nuovo si ripete il nostro ritornello, solito groove, fino ad arrivare allo special, che parte con 4 misure in cui la batteria non suona, dopodiché un crescendo con cassa in 4 e le prime 2 misure abbiamo il timpano in ottavi, dopodiché le altre 2 misure entra anche il rullante in ottavi, sempre mantenendo il crescendo. Una misura di pausa, dopodiché parte l'ultimo ritornello con ogni giro un feel diverso che trovi comunque scritto nella parte, dopodiché ultima parte, 3 misure sempre col solito groove e il finale. Per essere un attimo, che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Un altro amore come te, ma io non posso credere che esista un altro amore, esista un altro amore. Che cosa vuoi da me? Allora, mi raccomando, non sottovalutare questo groove, pur semplice che sia. Anzi, in questo caso, proprio perché il groove lo sai già suonare,
concentrati magari a capire se certi dettagli, quindi in questo caso può essere la dinamica tra cassa rullante e Charleston, sono corretti oppure se bisogna lavorare per equilibrare i suoni, le dinamiche. Il fatto che un groove sia semplice ti permette magari di concentrarti su altri dettagli molto importanti. Quindi, ripeto, non sottovalutare un groove, pur semplice che questo sia. Ci sono tanti aspetti che condizionano il tuo modo di suonare, ok? Ma ti anticipo già che uscirà un video, uno speciale, proprio che parlerà di questo. Quindi attiva le notifiche e aspetta. Ok, non mi resta che salutarti. Spero che questo video ti sia stato di aiuto. Se hai domande, se hai curiosità, scrivi un commento e mi raccomando, rimani sempre aggiornato. Ribadisco il concetto, iscriviti al canale e attiva le notifiche se non l'hai già fatto e ci vediamo prestissimo. Un abbraccio e buon groove. Ciao!